È possibile descrivere la dinamica evolutiva del fenomeno Covid-19 utilizzando gli strumenti della matematica. È possibile utilizzare una serie di modelli epidemiologici che ricadono sotto la classe dei modelli SIR e che permettono di raffigurare una serie di scenari per capire che cosa può succedere in base a una serie di decisioni descrivibili in qualche modo matematicamente, e alternativamente è possibile viceversa usare dei modelli più semplici, cosiddetti regressionali, che basandosi sui dati sperimentali finora a disposizione permettano di prevedere l'evoluzione temporale di alcune specifiche variabili. In questa fase, ad esempio, siamo interessati a due importanti variabili: la variabile posti letto in terapia intensiva e l'altro dato, evidentemente, è il numero dei decessi. Questi modelli, ad esempio, si basano su una classe di equazioni studiate già nel 1800 da due grandi scienziati, da Verhalst e da Gompertz. Se focalizziamo l'attenzione sulle terapie intensive, questi modelli sono stati utili per la presa di decisione, cioè per pianificare, comprendere ogni quanti giorni e ore il fenomeno raddoppiava l'occupazione di posti letto in terapia intensiva. Conoscere come ci sia stato la massima velocità di aumento dei posti letto verso il 14-16 di marzo, come questo incremento abbia rallentato, come si sia arrivati a un valore massimo, il valore di plateau o il pianoro, verso i 2-3 aprile, sia per la Lombardia che per l'Italia. Il poter quindi seguire l'evoluzione dinamica di questa variabile posti letto in terapia intensiva è stato importantissimo. La pandemia, quando sarà terminata, porterà a un azzeramento dei posti letto in terapia intensiva dedicati al Covid-19. Oggi è il 23 di aprile, stiamo proprio vivendo la massima velocità di decremento. Sono questi giorni più significativi perché ogni giorno vediamo un pesante, per fortuna, calo dei posti in terapia intensiva. Questi modelli permettono anche di prevedere che la riduzione del 90% dei posti letto rispetto al massimo sperimentato ai primi di aprile avverrà verso il 13-22 di maggio per l'Italia e il 16-23 di maggio per la Lombardia. Analogamente è possibile anche studiare l'incremento continuo dei decessi e vedere quando questo ragionevolmente terminerà o comunque raggiungerà una grandissima percentuale rispetto al massimo finale atteso al termine della pandemia. Evidentemente questo dipende da che cosa, dalle decisioni e da come verrà implementata la fase 2 e le fasi successive, ma è previsto che il 98% del totale dei decessi attesi per l'Italia avverrà intorno al 24 di maggio e per la Lombardia leggermente prima, intorno al 16 di maggio. Da lì in poi non potremo dire che nessun'altra persona purtroppo morirà per Covid-19, ma dovremmo aver raggiunto veramente già dei valori decisamente elevati.